Bene a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video. Oggi sono in compagnia di Lisa Pires. Ti do la parola. Va bene. Allora, oggi siamo qui per fare un video molto molto carino e divertente, che sarebbe una specie di video che ho fatto ieri, però in compagnia di Filippo, perché sarebbe che descriviamo delle persone nel centro estivo. E praticamente io gli dico una persona, lui la descrive, lui dice una persona, io la descrivo. Così sapete un po' che cosa pensiamo di voi che venite al centro estivo. Iniziamo subito. Filippo, non lo so che sta facendo, è addormentato. Eh? Ok, iniziamo. La prima persona che ti dico è Sabrina. Sabrina è amichevole, scherzosa. È giocosa. Giocosa. Gioca. È simpatica e anche un po' antipatica. Guarda sempre che ci guarda. Ad ogni caso, quanto gli dai di amicizia da 0 a 10? Da 0 a 100? 10. No, 100. no, 10. 10? 9. Ma è pochissimo, lo sai? 9, da 0 a 10, no. Da 0 a 100. Ah, da 0 a 100, 99. Sì. Quell'1% non è dell'antipaticità. Ok, allora io ti dico una persona, Marina. Marina è simpatica, generosa, gentile. L'unica cosa che non è che mi piace un granché è che non ha sempre le idee ben chiare. Giusto. Vai. Aurora. Antipatica. Domenica. Scherzosa. Ah, comunque Marina da 100% di amicizia. Vai. E poi la cover mi piace. Perché è una cover strana. Quindi è buon gusti. Amicizia con lei? Da 0 a 150. Oh, metà. Ok, io ti dico. Che ti posso dire? Chiara. Chiara è simpatica, scherzosa. Simpatica, scherzosa, a volte un po' troppo cattiva, ma la capisco, però comunque non è una brutta cosa, quindi a lei di amicizia gli do il 95%. E quel 5% di antipacità. Esatto. Ok, io, tu mi devi dire. No, tu a me. Ok, Simeoni. Simeone, allora. Ah, Simeone. Pensa. Allora, antipatico, si sente troppo. Vero, è antipatico. Per me no, però vabbè. Poi si sente troppo sto granché. Vero. Senti questo granché. Lo sai che metterò un like a questo video? Oh. È quello che pensa Filippo, eh. Poi vabbè, mettete like perché ci sono io. Da un 100 gli do un 80%. 80. Cosa ti piace di lui? 80 gli ho dato. Per cosa? Quell'80? 80 è per amicizia, poi 20. 20 antipacità. Ok. Vai. Ok, dimmela tu. Pure un maschio, eh. Vai. Pensando. Flavio ha detto. Flavio, ho detto Flavio. Ok, oggi torna pure Flavio, quindi potremo fare video. Felicità. Quindi facciamo di più. Ok, ad ogni caso Flavio è il mio secondo migliore amico. E chi è il primo? Simeoni. Cosa? Chi è lui? Siamo best friend. Vabbè, io, lui, Marina e Aurora, mi sembra, sì. Sì, vabbè. Ad ogni caso Flavio è simpatico, generoso, molto gentile, mi manca tanto. E amicizia con lui 99%. Sì, l'1% antipacità. No, l'1% è egoista. Perché non ha pensato a Marina quando l'ha lasciata. È stato De Santis. Lo so, però l'ha lasciato dopo 4 volte. Vabbè. Vai. Io ti dico. Non tocca a me dirtelo. No, a me. Ah. Silvia. Silvia. Amica. Simpatica. Antipatica. Perché? È un po' antipatica. Non è per qua che c'è più. Così. Poi. Basta. Bene.
Da 1 a 100 gli do un 91%. Va bene. Allora, poi dimmene una a me, mi sembra, sì. Valerio. Valerio per me era molto simpatico, molto importante. Era. Prima gli avrei dato 100% l'amicizia, ma ora le cose sono diverse. Perché lui mi odia, fidanzati, io lo odio. È difficile questa storia. E ci ignoriamo a vicenda, non so nemmeno se siamo amici. Sì, siamo allora, amici, dai. Vabbè, siamo amici. Quanto gli dai? 50%. È anche metà. Troppo. No, vabbè. Ok, prossima persona. Un video. Tommaso, amicizia, simpatico. Lui non pensa mai alle ragazze, solo al calcio. Vabbè. Lui è acab. Però me, lui è acab. Ci sta, ragazzi, me. Una notizia del centro estivo. Ci sta Chiara che ci prova con lui. Lì c'è il bannino dietro, guarda. Ci sta Chiara che ci sta provando con lui, secondo me. Poi scriverà Chiara. Su YouTube. Ma quindi è vero che Chiara e Tommaso stanno insieme? Non si sa, però. Punto interrogativo. Però Tommaso non penserebbe a queste cose. Ma Tommaso. È acab. Vabbè. Quindi fa solo cose acab, quindi da 1 a 10 gli do un bel 100. Ok. Oddio, sta arrivando De Santis, quindi questo video finiamo qua, faremo la seconda Bella parte. Sì, ragazzi, aspetta, ciao, però voglio registrare una parte che arriva De Santis. No. Che sicuramente guardano. Arriva, quindi è la fine del mondo. Buongiorno! Ieri ha pure. Ieri ha? Non lo so. Porca, oddio. Vabbè, noi finiamo qua e faremo la seconda parte proprio adesso. Ciao!